Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Tornando alle richieste del forum e quelle giunte via email, oggi ci occupiamo di Addictive Drums, una delle mie batterie preferite in assoluto e che utilizzo a fondo ed in maniera continua da oltre 10 anni. Come vedremo, Addictive Drums non è soltanto un drum player, quindi un contenitore di campioni di batteria, ma anche un eccellente assistente per gli arrangiamenti che normalmente scrivo per i vari artisti. L'ho utilizzata quindi sia in ambiente rock sia in ambiente metal, come anche nelle situazioni più particolari come con Andrea Bocelli ed altri cantanti internazionali con cui collaboro normalmente. Addictive Drums è quindi uno strumento versatilissimo che può essere applicato ad ogni genere musicale grazie al tipo di librerie che loro producono da anni. La caratteristica fondamentale è quella di avere uno strumento estremamente pulito. Questo vuol dire che i campioni non sono premixati e quindi tendono ad invecchiare molto più lentamente rispetto a quelli di altre librerie che invece subiscono un'obsolescenza molto veloce durante gli anni. Apriamo un arrangiamento che devo iniziare e del cui possiedo al momento soltanto piano e voce, quindi in questo caso ho necessità di iniziare a creare un groove e un ritmo su cui far girare la melodia e l'armonia. Durante gli anni ho acquistato non soltanto Addicted Drums ma anche e soprattutto diverse librerie che lo compongono. Sono stati acquisti sequenziali nel tempo, quindi non tutti contemporaneamente, che ho aggiornato mano a mano in base al tipo di produzione che andavo ad affrontare, per cui ora al momento dispongo di una libreria abbastanza vasta, tranne le ultimissime release che acquisterò sicuramente. Possiamo quindi passare da una scelta di batteria dry, come quelle un po' più particolari, come ad esempio le batterie più metal, più rock, in questo caso heavy, sentiamole. I suoni sono molto belli, soprattutto quelli dei piatti che spesso vengono registrati male. E le room estremamente gradevoli. Possiamo poi passare anche ai vari tipi di equalizzazioni preparati da altri artisti, che poi ritroviamo all'interno del kit scelto e ovviamente nella sezione edit dedicata ad ogni singolo pezzo della batteria. Per cui passiamo tranquillamente anche dal metal verso situazioni più vintage per arrivare a quelle più particolari come le percussions, la sezione indie, la sezione metal estremo e ovviamente la sezione delle batterie elettroniche. Ovviamente tutti i campioni di queste differenti librerie possono essere combinati tra di loro per creare una nostra libreria, come vedremo. In grado di permetterci di creare un timbro unico e quindi anche una libreria unica per le nostre produzioni. Tutti i kit, come vediamo, sono combinabili e anche linkabili tra di loro, quindi per creare anche una situazione di drum layering estremamente semplice e rapida. Nel nostro caso selezioniamo una batteria dry, lasciamo la neutral che troviamo qui all'inizio e scegliamo poi nella sezione beats un groove che possa essere adatto al nostro brano. Anche i groove e quindi le collezioni di groove che noi troviamo qui vengono date in dotazione con il kit, quindi ogni volta che acquistiamo un kit nuovo verremo anche a contatto con dei groove nuovi suonati. Infatti la grossa differenza tra Addictive Drums e tutte le altre librerie è che i grooves non sono quantizzati, quindi mantengono il groove iniziale del batterista che li ha realmente suonati. Questo dona al nostro arrangiamento anche una veridicità più profonda, difficile da programmare. I groove possono essere acquistati anche separatamente dalle librerie. In questo caso abbiamo un brano che va a 124 bpm, a cui dovremo cercare di aggiungere un groove moderno, quantomeno in questo caso più rock. La prima cosa da fare è scegliere una libreria che possa avvicinarsi a quello che vogliamo scegliere, quindi potremmo prendere o la indie rock come libreria oppure
andare direttamente su All, quindi tutti i groove di tutte le librerie, scegliere come categoria sempre All oppure Pop Rock, dopodiché andare con la scelta del tempo che sia adatto a quello del BPM oppure che possa oscillare più o meno 10 BPM dall'originale. Questo ci amplifica ancora di più la scelta dei groove possibili. Il time signature lo lasciamo a 4 quarti e iniziamo a navigare all'interno dei groove che già esistono. La cosa migliore da fare è far sì che il pianoforte, in questo caso, inizi dalla misura 0, perché sincronizzeremo poi la nostra batteria con l'inizio della misura del groove. Per sincronizzare ovviamente tutti i groove che oscillano con il 124, clicchiamo su Sync Tempo. In questo modo tutti verranno sincronizzati a 124. Sync Play Stop fa sì che non solo venga sincronizzato, ma che alla nostra prima misura inizi il beat. Togliamo il click. Charleston aperto. Solo snare e kick o soltanto ride. Campana, side stick. Se non siamo soddisfatti del groove, possiamo sceglierne un altro, selezionarlo, andare in play. Ovviamente, come ascoltiamo, non sono quantizzati, quindi è molto importante cercare il groove che funzioni al meglio su questo tipo di arrangiamento. Come sentiamo qui la cassa è leggermente rallentata sul groove del pianoforte, un po' seduta diremmo. Bellissimi qui rimbalzi sul rullante. Scegliamo anche un accompagnamento a sedicesimi. Con le ghost notes. O a quarti. Addictive possiede inoltre delle song già complete, dove troviamo appunto l'intro, il break, il verse, il chorus già arrangiati, quindi potremmo addirittura utilizzarla tutta quanta, smontandola e adattandola al nostro arrangiamento. Lo troviamo sempre nella sezione groove, ma sotto il nome di song. Scegliamo ad esempio la sezione, in questo caso 60 Beat 7, per poterla utilizzare all'interno dell'arrangiamento dove abbiamo già impostato il pianoforte. Spostiamo ad esempio il pianoforte sopra e aggiungiamo una nuova traccia che chiameremo drums, dove poter inserire, in questo caso selezioniamo l'uscita, dove poter inserire i nostri groove e quindi creare la nostra song. Rimettiamo il pianoforte in sezione di arrangiamento ed ora semplicemente trasciniamo il MIDI file direttamente nell'arrangiamento. Togliamo il sync play stop, altrimenti ripartirà il loop. Duplichiamolo. Inizio del verse, quindi in questo caso potremmo scegliere un groove più semplice. Sentiamo. Ok, la parte side stick. Quindi selezioniamolo e trasciniamolo sul verso. Qualora volessimo cambiare alcune parti del
del file MIDI impostato, come vediamo non è quantizzato perfettamente sulla misura, per questo il groove è estremamente piacevole e gradevole sull'arrangiamento. Andiamo in modalità Keys e scopriamo come e come modificare il groove in questo caso. Modifichiamo la cassa per rendere il groove più aperto. Spostiamo ora la nostra nota direttamente su un altro suono. Vediamo come suonano. Perfetto, possiamo duplicarla ed aggiungere una variazione. E proseguire così per la stesura di tutto l'arrangiamento. Arriviamo così fino al nostro pre per poter poi far rientrare il rullante all'interno del chorus. Quindi scegliamo ad esempio un chorus meno aperto rispetto al prossimo chorus che arriverà. E così proseguiamo fino alla stesura completa della nostra batteria. Una volta terminato, possiamo iniziare a pensare al suono e quindi alla sostituzione di alcuni componenti della nostra batteria. Partiamo. Se i nostri hi-hat sono troppo alti, possiamo dalla finestra principale abbassarli. E andare a modificare anche il kit, in questo caso, cliccando due volte, cliccando su Edit. Cambiare anche la cassa. Vediamo che la cassa è linkata con il Flexi 2 che in questo momento sta suonando questa batteria elettronica. Potremmo sceglierne una leggermente più scura come la 808. Altre batterie acustiche che troviamo qui, la DMX. Andiamo nell'edit, togliamo il riverbero. Qua aggiungiamo qualcosa che abbia più punta rispetto a questa. Sentiamola insieme. Ok, ascoltiamo il rullante. Qui sotto possiamo regolare anche gli effetti di ambiente oppure aggiungerne
i nostri come se fosse un plugin audio. Andiamo insieme. Se volessimo cambiare il Charleston, chiaro. Più medioso per il genere rock, perfetto. Cavolo. Abbassiamolo. Quindi qui potremmo anche controllare il mix dei vari pezzi. Aggiungiamo anche il clap a rullante. Per fare questo clicchiamo sul link. E trasciniamolo sul nuovo link, sul nuovo layer, quindi Flexi. In questo caso rullante, claps e Flexi 3, quindi rullante triggerato, insieme. Aggiungiamo un po' di... e abbassiamolo per enfatizzare la cordiera. Sono già quasi soddisfatto del sound della batteria che ho scelto per questo arrangiamento. Posso proseguire ovviamente modificandole ancora, quindi cambiando l'equalizzazione, il tempo di inviluppo, la microfonazione. Ho la possibilità di aggiungere anche all'interno un effetto di compressione direttamente sul pezzo. Addictic Drums in questo momento, come vediamo nel mixer, sta uscendo da un singolo canale stereo. Ma qualora volessi disporre di tutti i pezzi del kit della batteria separati sul mixer di Studio One, sarà semplice cliccare una volta sul nome del plugin Instruments. Questo funziona con quasi tutti gli instruments, e quindi accendere sul mixer i pezzi della batteria che sto utilizzando e quindi procedere al mix anche vedendo la separazione delle parti sull'arrangiamento. Per farli suonare dovrò cliccare in basso sotto ogni sezione e decidere di mandare l'uscita separata post fader, quindi post effetti, al mixer di Studio One. In questo modo avrò a disposizione tutte le uscite. E poter miscelare poi durante l'arrangiamento quello che più oppure lavorare meglio con i pump pot. E rinominare anche i pezzi ovviamente della batteria. Creare eventualmente un sottogruppo di tutta la batteria e chiamarlo Drums. Gli effetti escono ancora dal master, quindi chiamiamolo effetti. Dopodiché, una volta che avrò la batteria, potrò iniziare anche a missarla velocemente.
Come abbiamo visto, è semplice utilizzare gli effetti, utilizzare il kit, quindi mischiare le parti tra di loro una volta individuato, come utilizzare i beat che sono già presenti all'interno di Addictive Drums, o come, in questo caso, salvare anche il nostro nuovo kit. Per fare questo andremo su Save, lo chiameremo JGR Rock Save, lo metteremo nella sezione acustica, faremo save, ritroveremo il nostro kit direttamente nei menu dei preset scegliendolo e cercandolo con JGR. Questo ci permette poi di ricaricare tutte le batterie che noi una volta avremo salvate. I kit e quindi i preset vengono salvati direttamente anche sul cloud. Quindi in questo caso, se noi installassimo poi Addictive Drums su un altro computer, ritroveremo velocemente anche le nostre combinazioni, quindi i nostri preset. Infatti sul mio account, come vediamo, troviamo tutti i preset che ho già salvato nel tempo e che ritrovo ovviamente all'interno di Addictive Drums. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, nei corsi online, dove gli argomenti vengono affrontati in maniera semplice e professionale. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Se vi è piaciuto il video, condividetelo e se avete voglia di finanziare in parte la realizzazione di questi video gratuiti che pubblico settimanalmente, potete farlo attraverso il mio account di Patreon. Nell'account di Patreon inoltre troverete altri video esclusivi per gli utenti iscritti, quindi ogni mese ci saranno dei video appositamente creati per gli utenti di Patreon, oltre a quelli che troverete già presenti sul canale. E non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Per il momento è tutto, ciao, a presto!